perché la quantità di glucosio è enorme. Ricordiamoci che il glucosio è un alcol, mentre il fruttosio è un chetone, che sembrano simili chimicamente, però cambia tutto, no? Certo, in altre parole ti ubriachi quando mangi le glucosio. Comunque, il discorso della mela, ecco, il discorso delle proteine anche, si dice chiaramente, inequivocabilmente, però aspetta, stavamo parlando della media onnariana. Sì, quindi ecco, l'onnariano mangiando mela a colazione, frutta dolce a pranzo e a cena una bella insalatona, e poi quello che si sente, quello che vuole, già può avere dei benefici immensi. Conosciamo persone che sono guarite da patologie semplicemente effettuando questa impostazione, cioè a cena mangiano quello che vogliono, però di giorno mela a colazione, frutta dolce a pranzo, insalatona prima di cena, poi così si può procedere di fase in fase. Una volta che hai perfezionato la giornata, cioè mela, frutta dolce, puoi pensare a migliorare la cena dopo, cioè puoi diventare vegetariano, poi vegano, poi se riesci puoi sperimentare il fruttarismo. Fare una specifica, cioè comunque anche se sei un ariano vuoi fare la cena sequenziale, sì. Dovresti comunque, è vero come dice Nicolas, mettere la mela la mattina, se ce la fai, la mela la mattina o quantomeno prima della colazione, prima cosa che deve entrare in bocca adesso la mela, prima dell'acqua anche. Poi se ce la fai il pranzo con la frutta dolce non killer, e poi aspetta un attimo la sera, la sequenziale, che sia nel fruttarismo che nel veganismo che nell'onnivorismo sostenibile deve essere magari una fettina di melone per iniziare, il frutto dolce meno acidificante, poi la frutta ortaggio e la frutta grassa cruda, poi la frutta ortaggio cotta, e poi se sei vegano l'insalata, cibo per galline, fino ad arrivare all'onnariano, che comunque esistono, ci sono. E però se Don Ariano mette la mela prima di colazione, la mela rossa prima di colazione, la mela rossa prima di andare a dormire, dopo 30-60 giorni il corpo subirà delle modifiche che gli diranno che sta bene. A quel punto sentirà che la carne è maleodorante, perché i sensi riacquisiscono una loro efficacia, e naturalmente, senza diciamo pressione, può uscire dalla carne, che è un primo passo. Volevi fare un intervento? Avevo una domanda a proposito della cottura. Le mele, se vengono cotte, cambiano completamente? Sì, 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 tutto il ciclo cotto cambia. Però non possiamo passare al crudismo così, arrivando dal ciclo cotto mille. Quindi la prima fase deve essere, anche nel fruttarismo, deve essere frutterismo anche cotto. Cioè per esempio il frutto-ortaggio. Ad esempio ho avuto delle esperienze molto positive a mangiare le mele cotte a colazione, solo mele cotte, per esempio. Ma la mele cotta puoi anche mangiarla, però a colazione deve essere a morsi con la buccia. La prima mela che metti in corpo deve essere cruda con la buccia. E deve essere preferibilmente Stark o Red Delicious, ma almeno rossa, non gialla, non verde. Ma l'ideale di passaggio per qualsiasi essere umano, che sia fruttariano, vegano o onnariano, è mela prima di colazione, mela prima di andare a dormire. Comunque, vuoi andare avanti con le mediane? Aspetta. Puoi ripetere la cena che... La cena sequenziale, brava. Sì. Per chiunque. Per il fruttariano sarà melone, avocado, frutta ortaggio cruda, frutta ortaggio cotta. E chiusura con la banana o con la farina di platano, che può essere con la pizza fruttariana. Che però deve essere, diciamo, la ricetta del weekend. Non è che il fruttariano sostenibile tutte le sere si fa la pizza fruttariana con la farina di platano. Mentre vegani, cioè chi non fruttariani, comunque devono fare questa sequenza per fare una cena sostenibile, quindi fettina di melone o un frutto dolce, avocado, frutta ortaggio cruda, frutta ortaggio cotta, poi insalata, poi cibo per galline e poi cibo per carnivori. Questa dovrebbe essere la sequenza. Anche... Quanto tempo ci vuole per una persona onnivora onnariana deve, se non mette la mela la mattina, la mela la sera, tutta la vita. Quella è la prima cosa. Poi comunque si può passare dall'onnivorismo al veganismo dall'oggi al domani senza subire traumi particolari. Comunque sì, volevo fare una domanda circa i frutti killer, soprattutto gli agrumi che voi definite altamente acidificati. Esatto. Mentre ci sono altre scuole, come sì, per esempio gli igienisti, che li definiscono altamente alcalinizzanti, sì, per l'effetto tampone, per esempio del limone, che è considerato dagli igienisti perché loro si basano sui rifiuti alcalini che hanno le ceneri all'interno del corpo, mentre in realtà la misurazione più obiettiva e scientifica è proprio il pH delle urine, perché il corpo smaltisce l'eccesso di acido attraverso le urine.
dopo un intervento del sistema tampone, che non fa altro che prelevare sali minerali, calcio dalle ossa e ti decalcifica per mantenere l'equilibrio, perché proprio il calcio delle ossa è alcalino, in questo modo mantieni il sangue stabile a 7,4, se no andresti in coma per acidosi. Soprattutto se hai passato i 40 anni, che fino a 40 anni abbiamo riserve alcaline. Dopo i 40 anni inizi a invecchiare, a avere patologie, anche da giovane chiaramente non va bene. Però hai queste riserve alcaline che ti parlano il culo per un po', come dire. Posso? Sì, vedete che faccio un'aggiuntina io. Allora, tecnicamente che succede? L'acido citrico entra in corpo, si forma il citrato. Cos'è il citrato? Il citrato è formato da una parte alcalina e una parte acida. Ora, la parte acida è l'acido citrico del timone. La parte alcalina, purtroppo, sono le ossa, i denti, i capelli. E queste teorie alternative dei igienisti non spiegano cos'è un citrato. Ti dicono, abbiamo preso un'arancia, l'abbiamo bruciata su un vaso di terracotta, non mi ricordo che cosa. Crogiolo, abbiamo misurato le ceneri. Ora, meno che io non mi sia perso qualcosa, no? Quando un cibo va nello stomaco non c'è un fuoco che fa le ceneri, ci sono delle reazioni chimiche e si formano i citrati, il citrato è fatto da parte acida, parte alcalina. Parte alcalina da dove la prende? Dove la prende? Dalle ossa. Generalmente il calcio, il sale minerale più alcalinizzante, e quindi chiaramente il calcio che sta nei denti, nelle strutture ossee, insomma. Questo è il discorso. Infatti io volevo dire proprio questo, poi volevo raccontare un attimo la mia esperienza da Grudi. Lo portiamo solo per questa esperienza. No, che è stata omicidiale, perché feci, ma soltanto 4 giorni, soltanto da Grudi, mettevo anche il limone addirittura la mattina, e pomeriggio sempre un'altra spremuta con limone e arance. Però la sera chiaramente mangiavo verdure e legumi, quindi non è che facevo proprio una monodieta di agrumi. Al quarto giorno, diciamo, chiaramente, a parte gli spasmi, i meteorismi, avevo diarree acute, una roba di 15, 16, una ventina di scariche al giorno, e sono dovuto andare in ospedale, cioè l'ospedale è la mia infermiera perché sono militare. E quindi anche il mio dottore mi disse, ma lei è pazzo, cioè, tutto questo acido citrico, cioè, lo sanno benissimo, chiaramente loro dicono di mangiare in una maniera più moderata, no? È ovvio, no? Però chiaramente insomma, il risultato è stato negativo. Poi il mio dentista poi mi conferma sempre, diciamo, tutte le mie porosità d'acido citrico sui denti, che ho dovuto sistemare 2 mesi fa, 8 denti, chiaramente sono robe del passato, è ovvio, no? Però chiaramente l'acido citrico scava, fa una porosità sul dente, rovina la dentina fino ad arrivare, diciamo, alla polpa. Ad esempio, Ann Osborne, penso si chiami così, l'autrice del libro Fruttarismo, conoscete sicuramente, ha fatto molti mesi di diete di sola arancia. Puntualmente finisce in ospedale. Si possono vedere, sì? Magari mette per bicarbonato. E poi se la vedi è molto scheletrica, anche non è proprio in forma. La mia ragazza è svenuta perché ha fatto una settimana in cui a colazione mangiava da 5 a 7 limoni, perché c'è chi consiglia di fare così perché è disintossicante, cioè se tu perdi i denti, svieni, secondo loro ti stai disintossicando, in realtà ti stai ammazzando. Scusa, lancio un appello in videocamera. State molto attenti all'alternativa, piuttosto andate al medico pazzo vostro di base, ma ci sono alternative che vi dicono di fare la colazione con 7-8 limoni appena alzati. Cioè il momento più delicato della giornata della specie umana è la fase catabolica, il corpo sta buttando fuori tossine. Gli vai a buttare un'ecatombe di una bomba di acido nella fase più delicata, dopo 7 giorni è svenuta. State molto attenti alle alternative. Vai. Per alternativi intendiamo tutti quelli... Non accademici, tutti quelli che non sono accademici. Allora, gli accademici hanno il problema dei compartimenti stagni, ma gli alternativi idem. Solo che almeno l'accademico, se gli parli in maniera scientifica, ti risponde in maniera scientifica. Visto che voi non siete accademici, quindi come vi definite? Noi come ci definiamo? Una via di mezzo. Perché noi parliamo con i professori di biologia, e quindi interagiamo con loro. E siamo indipendenti, che però cerchiamo il dialogo con i professori di biologia. Per altri potreste essere alternativi anche voi, per esempio? Per gli accademici potremmo essere alternativi per gli accademici, però il fatto che cerchiamo con loro il dialogo e che abbiamo con loro il dialogo, non siamo così alternativi. L'alternativo non ha dialogo con l'accademico. Sicuro? Difficile. Io parlo proprio dei professori della facoltà di biologia, e un alternativo può avere, che ne so, può avere un dialogo con qualche medico, qualche esce dalla linea. Noi abbiamo un dialogo con chi è nella linea, cioè l'alternativa è quello che è fuori dalla linea. E sì, ci sono dei medici alternativi, ci sono magari anche un professore di università può essere alternativo, ma quello che conta è la somma, cioè
La somma dei professori universitari della facoltà di biologia, che linee hanno? È quella la linea accademica. Certamente non hanno la vostra. Purtroppo no, però stiamo cercando con un dialogo pacifico di... cercato un dialogo, però se loro sono accademici e quello viene ritenuto, tra virgolette, in questo momento storico, la normalità, voi siete per forza alternativi. Quando non siete, sì, però purtroppo nell'ambito alternativo vediamo situazioni peggiori di quelle che potrebbe creare un ambito alternativo. Il leitmotiv che proprio è la maggiore, quello che conta la mente, tutto la mente, non ha importanza quello che metti nel corpo, il corpo è un cesso, basta che pensi positivo e tutte queste stronzate qua. Parlo di neuroinomane sta cosa, parlo di neuroinomane, non ha importanza che tu ti buchi le vene, pensa positivo, purtroppo il mondo alternativo è prevalentemente questo. E io sono costretto a dire queste cose anche magari contro di me, perché effettivamente, come dici tu, io sono alternativo alle tesi accademiche. Però reputo più pericolosi gli alternativi che non gli accademici, perché quelli accademici, quando ci parli in maniera scientifica, ti ascoltano, dibattono. Per esempio, se tu hai un accademico, adesso senza voler andare dal medico di base, che poveraccio non è colpa sua, non ha nessun esame, né piano di studi, su un'alimentazione, come fai a interagire? Vai alla facoltà di biologia e gli chiedi: scusate, questa è una scena successa, ne abbiamo girato 6-7 professori, ci sapete indicare il testo scientifico magari usato alla facoltà nel corso dell'esame di scienza di nutrizione su cui si basa l'onnivorismo della specie umana? Secondo voi esiste? Non esiste. Ti guardano? Ma vabbè, è un dato di fatto. Scusa? Tutti mangiano la carne. È un dato di fatto comportamentale, non è un dato di fatto scientifico. Allora scusa, io potrei chiedere, secondo voi il panda anatomicamente è carnivoro o erbivoro? Cosa mangia il panda? Bambù. Quindi in teoria sembrerebbe erbivoro, no? Anatomicamente è carnivoro. Perché esiste, tutti gli animali possono tornare verso il fruttivorismo, no? Cos'è la devianza H e il ritorno alla... No, infatti, prima quando lei parlava chiedendo per il pancreas, mi sarebbe piaciuto dire, mi piace l'idea che io sono perfetto, nella mia stupidità, quindi ce l'ho messo perché in un caso di bisogno lo posso usare. Cioè, ah, certo, vedi che l'azione, vedi che certo. Anzi, meno si usano gli organi, meglio anche. Cioè, però voi... posso usare, siccome io sono perfetto vado bene così. Poi c'è anche che faccio un'esperienza che passo dall'accademico, all'alternativo. Purtroppo la sua ragazza interagendo con l'alternativa è svenuta. Ora è vero che interagendo con il medico di base puoi svenire, però ho capito, è diventato mostruosamente, non sapevo. Sì, ma io non sono favorevole al fatto che tu devi stare male per capire, no? Cioè non devi essere Cristo, perché purtroppo negli alternativi dice questa cosa che devi stare male, devi la disintossicazione, devi, se stai male va bene perché ti disintossichi. L'accademico ti ha insegnato che devi pensare di me. Sì, ma mi sembra di vedere le lezioni dei preti che Cristo in croce è stato male per tutti noi, a parte che non c'è male. Anche tu. E quindi è anche tu. No, perché la vera disintossicazione è pH 7.4, fisioneutra, quindi asintomatica, devi stare per bene, non puoi stare male mentre ti disintossichi. Specchi che dicevi prima, hai ragione quando dici, però hai voglia di parlare, alla fine io ti guardo. Ti resti con la griff, vai via con la rossa, se vuoi. Sì, ma purtroppo con i medici è come spasso la Croce Rossa, entro in un sistema ipergerarchico che ha quasi nulla di scientifico, ma si basa solo sul leccare il culo al proprio superiore nella speranza di fargli le scarpe. O è così o no, ma perché? Perché ci hanno un sacco di soldi, tant'è che alla facoltà di biologia abbiamo parlato con gli zoologi, abbiamo detto agli zoologi, ma scusate, ma cazzo, ma anche voi non lo vedete che l'apparato di un carnivoro ha un apparato digerente cortissimo, è un erbivoro, è enormemente lungo, ha quattro stomaci, gli enzimi. E allora ci hanno detto, beh, voi con noi potete parlare di queste cose, perché nella zoologia non girano soldi, ma se andate a parlare di queste cose con i medici, dove girano i soldi, non vi fanno neanche parlare, cioè non c'è neanche il dialogo. Con lo zoologo c'è il dialogo, ci abbiamo parlato. Tra l'altro la curiosità è che alcuni zoologi, per esempio Kinsey, quello che fece il rapporto Kinsey, spiegò tutta la sessualità della specie umana, era uno zoologo che studiava le api, mi pare, studiava, non mi ricordo che studiasse.
E quindi loro, volendo, avrebbero questa apertura, anche se non sono convintissimo, perché comunque alla fine anche loro hanno una gerarchia accademica per la quale se escono troppo dalla linea patiscono a livello di carriera. Ma in ambito medico questa cosa è micidiale, perché non solo patisci in ambito di carriera che si ripercuote economicamente in una maniera notevole, ma vieni proprio cassato, cancellato. Per esempio, uno degli alternativi più interessanti è Simoncini. Simoncini è l'unico alternativo che ti viene con TAC prima, TAC dopo. Tumore prima, presente, tumore dopo, assente. Simoncini ne ha trombato, ed è l'unico che ti viene con le TAC. Anche se adesso è uscito fuori il caso del padre di Massimiliano Diaco, che sembra guarito da un tumore al cervello, credo che anche lì abbia un TAC prima, TAC dopo, guarito con l'alimentazione. Simoncini, perché guarisce le persone? Ma le guarisce temporaneamente, perché abbiamo detto che la malattia nasce in acidosi, lui che gli dà il bicarbonato, che è altamente alcalinizzante, e lo mette a contatto diretto col tumore. È per questo che c'è il TAC prima e il TAC dopo. Però Simoncini non sa nulla, anzi rinnega l'acido, l'alcalino, anzi dice se sei stanco mangia la carne. Vabbè, purtroppo perché anche lui si è formato alla facoltà di medicina. È allopatico, si è formato alla facoltà di medicina, non c'è nessun esame di scienza dell'alimentazione. Però funziona, però poi la gente torna a mangiare come prima e gli ritorna il cancro. Un altro degli alternativi famosi, che secondo me è interessante, è Amer. È vero, hai un trauma, si ripercuote. Amer dice che... Amer, com'è che ha capito questa cosa? Perché suo figlio erano ormeggiati, non so, al largo tra la Corsica e la Sardegna, la nave di fianco era notoria, famiglia Sabauda, famiglia brilla, no, per intelligenza questa famiglia, beh, poveracci, però sono pieni di tossine, ognuno le tossine pigliano dove pigliano. Il padre, il figlio del re, Umberto, sparò perché voleva minacciare un'altra barca di fianco che gli dava fastidio, questo proiettile vagò, colpì il figlio di Amer. Amer successivamente sviluppò un tumore al testicolo. Da lì fece tutta la sua teoria, per cui a seconda del tumore dove si colloca, vuol dire che hai avuto un conflitto. Secondo me è vero. Peccato che Amer anche lui non studia l'acido e l'alcalino, perché solamente un corpo in acidosi può patire un conflitto. Un corpo in alcalosi gli scivola il conflitto. Non esiste. Corpo in acidosi, è vero, il conflitto viene centuplicato. E d'accordo, conflitto oggi, conflitto domani, mega conflitto dopodomani. Corpo in acidosi, corpo ovviamente disidratato, perché stiamo tutto il tempo a bere, bevi, ma perché bevi? Perché devi smaltire le tossine, perché quando fai sul turismo fatto bene, tu bevi? Assolutamente no. Anch'io. Anche perché... Chi è che beve? Quando gli danno la paglia, la frutta, l'erba secca alla mucca, beve, ma se mangiasse solo l'erba andrebbe? Assolutamente no. Vogliamo tornare all'MDA? O qualcuno ha dubbi sull'MDA, che può essere sia fruttariano o vegano? Sì. Dai, chiudi sull'MDA e poi il ciclo H, eh? Sì, no, volevo dire anche il fatto che agli accademici siamo visti come alternativi perché loro hanno un approccio parzialistico alla realtà, all'indagine scientifica. Noi cerchiamo di avere un approccio olistico che mette assieme i risultati delle varie discipline scientifiche, perché altrimenti non arrivi da nessuna parte, cioè se continuassimo anche 1000 anni con ricerche scientifiche parzialistiche separate non arriveremmo ai risultati che possiamo arrivare in 3 giorni di unione dei risultati scientifici di varie discipline. Tra l'altro hanno cancellato l'esame di anatomia comparata dai corsi di medicina, quindi un medico non sa nemmeno se la specie umana è fruttivora, erbivora, non sa nemmeno cosa dobbiamo mangiare, in altre parole. Il discorso della devianza H, del riassetto H, in pratica il ciclo H è il ciclo dell'idrogeno che vi dicevo prima, che la vita si è formata con i primi batteri vegetali che producevano glucosio e ossigeno e i primi batteri animali che mangiavano questo glucosio e ossigeno e riemettevano anidride carbonica e acqua che a sua volta serve da nutrimento per i vegetali, i batteri vegetali primitivi. Tutti gli animali stanno riavanzando verso, possiamo dire, il fruttarismo, perché abbiamo i granivori che consumano anche verdure e frutta, i carnivori che consumano anche verdura, semi e frutta e gli erbivori che consumano frutta.
E facendo ciò, che in realtà sono cibi che per loro non sarebbero idonei, però nonostante questo hanno effetti salutistici superiori a quelli che hanno mangiando il loro cibo specifico. Come per esempio un uccellino che si va a mangiare le ciliegie ha degli effetti salutistici superiori a quelli che avrebbe mangiando dei cereali. Quello che stiamo facendo noi oggi è la devianza H, cioè noi mangiamo di tutto, questa è una deviazione dal ciclo dell'idrogeno primitivo, cioè se noi mangiassimo fruttosio saremmo al top, facendo questo siamo in devianza dell'idrogeno, il ciclo dell'idrogeno è quello che vi dicevo prima, e questo è un adattamento esclusivamente temporaneo, perché si allontana dalla minima energia e quindi gradualmente, se non cambiamo alimentazione, ci porterà all'estinzione. Lo vediamo anche per l'impatto ecosistemico che ha questa alimentazione, insomma. Il discorso delle mele comunque è dimostrato scientificamente anche dal fatto che le proteine della mela bastano, come fabbisogno proteico di base, basterebbero alla specie umana, perché hanno proteine che vanno dallo 0,18 allo 0,35. Ora, il latte materno nella fase massima proteica si chiama colostro all'inizio, che il bambino proprio raddoppia il peso in poche settimane, e ha l'1,9% di proteine, nei mesi successivi decresce fino allo 0,8%, quindi neanche l'1%, per arrivare dopo 2 anni allo 0,38%. In natura tutti gli animali mangiano un cibo che ha un tasso proteico inferiore all'ultimo latte che hanno bevuto. L'unico cibo che ha un tasso proteico più basso dello 0,38 è la mela, non c'è un altro cibo che ha le proteine più basse dello 0,38, quindi questo è assolutamente indicativo. Domanda. Un biologo vi direbbe, ma il fabbisogno proteico, il fabbisogno glucidico, il fabbisogno idrico, il fabbisogno lipidico? I fabbisogni sono tutti quanti indotti dalla nostra alimentazione, cioè se mangiamo bistecche abbiamo un fabbisogno proteico indotto che è 20 volte superiore a quello che dovevamo avere. Tra l'altro il fabbisogno dipende a sua volta dall'usura proteica, che dipende a sua volta dall'acidosi, cioè se siamo in acidosi abbiamo un'usura proteica, idrica, minerale, glucidica, lipidica, che si raddoppia, si diventa fino a 20 volte superiore. Facendo questa transizione, che è proprio l'MTA, gradualmente si arriva a ridurre i propri fabbisogni per arrivare a quello che sono i fabbisogni quasi nulli della specie umana, cioè che la mela addirittura, come abbiamo detto, basta. Dunque, aspetta che c'era un intervento di Giorgio Esteta su Facebook. Pubblichi spesso un articolo che fa riferimento al fatto che le donne tendenti fruttariane, tendenti diciamo che aumentano la parte di crudo, cosa succede? Cominciano a avere. Non perdono più sangue? Cominciano a diminuire le perdite di sangue, però il ciclo rimane, non vale a meno rea, giusto? Mentre si dice che è normale perdere sangue, avere problemi sia mentali, psicologici, che si può portare al dolore. Invece è una cosa innaturale, perché qualsiasi essere in natura non ha perdite fuoriuscite di sangue. E questa cosa viene portata avanti come se fosse una cosa normale. Ma penso che per qualsiasi donna non è una cosa che è piacevole, soprattutto. Cioè, non è normale, perché per espellere una cellula uomo che ci vuole un microscopio elettronico per vedere, si devi perdere tutto il tuo sangue, non è normale? Poi pensate, sì. Troppo esagerato. In natura, scusa, gli animali non perdono il suo sangue? Solo i cani che abbiamo domestici, loro sì, perché mangiano sbagliato. Cioè il cibo che gli diamo noi, cotto, crocchette, non so, per il cibo. Beh, in realtà nel cibo che diamo ai cani dalle scatolette c'è il polvere di ossa, quindi figuriamoci cosa peggio di quello che mangiamo noi. Lupi? I lupi? Le lupe? Le lupe in natura perdono un sacco di sangue? No. La goccia. Anche perché quando catturano la preda, prima si mangiano l'interiore. Quando catturano. Ecco, questo è importante. Il carnivoro, noi siamo l'unica specie al mondo che mangia i muscoli come cibo preferito. Il carnivoro mangia l'interiore. Poi arrivano gli sfigati, no? Come si chiamano gli animali spazzini, tipo
la iena e il subordine, ma prevalentemente il conno, lo sciacallo e l'occello, il condor, l'avvoltoio, l'avvoltoio, che si vanno a mangiare poi i muscoli. E qual è la parte animale più mangiata dalla specie umana? È il muscolo, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Per fare i muscoli. Ah, ecco, questa osservazione è interessante, perché tutto quello che divulgono i mass media è il contrario. Latte fa bene alle ossa, invece ti spacca le ossa, perché ti acidifica. Muscolo crea muscolo. Fateci caso, quali sono le categorie che hanno il maggior ritenzione idrica? Le donne e i culturisti. Non so perché le donne, se mangiano, che cazzo mangiano, non lo so. Ma il culturista lo so, perché i culturisti si bombano di tutto. Quando ti bombi di tutto, il corpo ti chiede acqua. Questi qua sono tutti belli grossi, no? Allora, innanzitutto, i muscoli nascono dal lavoro. Che tu sia fruttariano, che tu sia un ariano, che tu sia dopato, devi lavorare. Ma io vorrei vedere a braccio di ferro fra un fruttivoro come il gorilla e un culturista. È meglio non vederlo, perché potremmo vedere scene tipo la mosca. Ma se il gorilla fa una roba così a un culturista, non so dove finisce il culturista. Il culturista non so neanche se ha la velocità di fare questo movimento, perché ha tutti questi muscoli gonfi che derivano in parte dal lavoro, e ci sono, però la maggior parte sono cellule, sono piene di acqua, si allargano, e quindi hanno tutta questa massa, perché con tutte queste schifezze che li ingurgitano, poi queste bombe proteiche, tra l'altro tutte quelle proteine gli spaccheranno i reni, tipo la ditta Ducan farà fuori metà dei francesi, quindi se avete parenti in Francia salutateli. La ditta Ducan è una ditta iperproteica, proteine, noi siamo fra i primati quelli che hanno i reni più piccoli, quindi che siamo meno idonei a sopportare proteine. E tra l'altro l'acqua si deposita tutta vicino ai linfonodi, credo, perché sia anche gli arti qua, anche i culturisti stessi. Noi abbiamo visto il culturista fruttariano, è asciutto, c'ha un muscolo bicipite della Madonna, ma è asciutto. Tant'è vero che i culturisti fanno gare diverse, fanno gare di estetica, cioè gare di, diciamo, massa e gare di definizione. Ma quelli che fanno gare di massa bevono come dei dannati. Quelli che fanno gare di definizione, quante ore prima smettono di bere della gara? Anche qualche giorno. Cioè, rischiano di andare in, come si dice? Infatti possono stare solo giusto per la gara. Di avere una patologia pesantissima, no? Quando... La nefrite, no, ma rischiano proprio il collasso, perché con tutte le schifezze che prendono, poi si allenano e poi si devono definire non bevendo, perché il corpo gli chiede acqua per diluire, e non so, la donna, secondo voi, perché ha questa ritenzione idrica maggiore rispetto all'uomo? Qualche donna dell'ipotesi? Cosa mangiate voi donne? Vai, spara! Siccome sembra che in cima gli alimenti più tossici ci sia il nervoso. Forse gli yogurt, le donne si spompano, si spaccano gli yogurt. Gelato, tante tossine. Sì. Ho saputo recentemente, non so se potete smettere o meno, per catturare le tossine quando non ce la fai in maniera naturale, produce grasso. Quando non riesce a catturare, in magazzina, sì, diciamo che il derma in magazzina. Magazzina le tossine, sì, cioè è l'organo più esteso. Ci sono molti magri stressati che hanno questo roba. Ma vedi, anatomicamente siamo tutti uguali, però in realtà poi siamo tutti diseguali, perché ognuno di noi ha un organo più debole, un organo più forte. Tu puoi avere il dente come organo forte e il rene come organo debole. Quindi a parità di tossina in ingresso, ognuno riceve in maniera diversa, perché magari a te colpisce di più il rene, a lei colpisce di più il fegato, a quell'altro colpisce di più il dente. La donna? Preso. Abbiamo un'ipotesi su perché le donne hanno più ritenzione idrica. Forse anche a tutta la tossicità che deriva dai prodotti per la cura della persona. Ah, tu dici la cosmesi? Esatto. La cosmesi. Tra l'altro esistono i saponi fruttariani, quindi fatti con olio denocciolato e frutta. Quindi in quel caso sarebbe molto inferiore la tossemia, perché certo la pelle assorbe un organo. È un organo che abbiamo, sì. E non è una barriera, certo. È una spugna. Certo. C'è un intervento? Sì,
volevo aggiungere alcune cose. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché dietro tutto quello che dite si sente che c'è una preparazione scientifica molto solida. Grazie. Non state raccontando delle Nicolas e Giorgio Estetta. Non state raccontando delle chiacchiere così perché sono scesi dal cielo, ma certo. Si sente che ci sono degli studi, del lavoro e questo secondo me è fondamentale perché non si può prescindere secondo me dalla scienza. No, anche perché qua stiamo parlando di vita e di morte. Esatto. La seconda cosa è che comunque sia, penso che in un periodo storico come questo, una scelta che riduce l'impatto ambientale di un solo individuo bravo. Sia una scelta coscienziosa importantissima. Perché questa cosa mette d'accordo tutti, capitalisti, macellai, l'impatto ambientale è innegabile e il maggiore impatto ambientale deriva dal consumo di carne. Dopodiché è vero che anche la fitotecnia dà un impatto ambientale notevole, ma la zootecnia è devastante. E la mia esperienza, cioè alcune considerazioni che secondo me sono da aggiungere o comunque da valutare riguardano il fatto che tutto quello che dite sicuramente è preziosissimo. C'è una cosa da considerare che però forse vi è sfuggita, però parzialmente credo, cioè il fatto che la nostra civiltà o comunque l'uomo moderno in generale è immerso in un mare di onde elettromagnetiche che in natura o comunque al tempo non esistevano. E questo io anche per esperienze mie personali, perché ho avuto la fortuna di andare a stare in dei luoghi dove non c'erano campi elettromagnetici. Tipo, per esempio? Poggio alla Lastra. Poggio alla Lastra. E dov'è? È su da Santa Sofia. Provincia di? Provincia di Forlì. Provincia di Forlì, puoi ripetere perché la videocamera non sente. Poggio alla Lastra. Poggio alla Lastra. Così, c'è un posto dove c'è un bosco praticamente con un fiume e in quel luogo lì non c'è campo elettromagnetico. E se, cioè, stando per un certo periodo in quel luogo lì, il corpo comunque si sincronizza, si registra su delle frequenze che sono diverse da quelle che sono in cui noi siamo immersi abitualmente. Queste frequenze che noi, cioè, che ormai praticamente ci nuotiamo dentro e non ce ne accorgiamo, vanno ad inibire tutto un certo tipo di sensibilità. A chi lo vuole dire? Io ho risposto una volta prima, l'uomo. Ho detto che l'uomo in acidosi patisce qualsiasi stress, che sia piccolo o gigante. L'uomo in alcalosi discivola pure la frequenza. Sì, però ti posso dire che a lungo andare comunque sia il corpo lo sente. Sì, cioè, però abbiamo statistiche sugli onnariani. L'onnariano a lungo andare sente sta bestemmia. Quello sicuramente. Ma l'uomo che piscia costantemente in alcalosi, probabilmente lì avrà un impatto molto minore di questa. Sì, però cioè, quello che volevo dire è che cioè, questo sicuramente è fondamentale perché cioè, indirettamente consumare, non so, cibi che sono 100 volte più inquinanti, indirettamente significa ammazzare una persona che sta da un'altra parte, molto indirettamente, ma è così. Quindi questo sicuramente. Beh no, questo è il consumo di carne vuol dire che stai rubando a una famiglia africana il terreno. Vuol dire che il padre andrà a vagabondare, il figlio si perderà nel deserto, perché dove li pigliano i terreni? Vanno in Africa, cacciano gli africani o in Sud America, cacciano i sudamericani, e questo non è solo un danno ambientale, è anche un danno umano. Poi abbiamo i bambini in Africa, hanno queste pance strane, cioè arrivano lì quelli delle organizzazioni che gli danno le pillole, gli danno la carne, e certo che poi questi muoiono di fame, ma non è che muoiono di fame, muoiono di cibo sbagliato. Poveracci, vedete quelle foto che vedete? Ho visto. Voce. Ho visto un esempio per spiegare a un bambino cosa c'è nel mondo, con una vaccinella con un po' di sabbia pareggiata, e gli hanno detto questo è quello che c'è. Poi ha fatto così con una mano, vedi, quando c'è qualcuno che ce n'è di più perché ce n'è tanti che ne ha di meno. Certo. Senti, vuoi chiudere su qualcosa? Sì, no, volevo continuare il discorso dell'acqua che è fondamentale. Noi siamo fatti per l'88%, cioè siamo fatti per circa l'80% di A70, anche se dovrebbe essere l'88%. Alla nascita. Dato che il bambino alla nascita ha l'88% di acqua finché beve il latte della madre. Con lo svezzamento che gli danno cibo per galline, cibo per leoni, cibo per capre, precipita al 70%, quindi. E questo chiaramente è disidratazione, insieme all'acidosi sono le due cause primarie di tutte le malattie, disidratazione e acidosi, di tutte le malattie dell'invecchiamento. E anche se beviamo acqua, è acqua inorganica, non viene assimilata dalla cellula. L'unica acqua che viene assimilata dalla cellula è quella struttura esagonale che sta nella frutta. Acqua che ha la configurazione biochimica esagonale, che sta nella frutta, in particolare nella mela.
tutte le altre acque sono acque che non penetrano all'interno della cellula e quindi col tempo a lungo andare ti disidrati, invecchi e ti ammali. L'acqua di fonte di sorgente. Anche l'acqua migliore, minerale, anche adesso addirittura la prendono dal Polo Nord, fanno i carotaggi, prendono l'acqua, non viene assimilata dalla cellula. L'acqua che viene assimilata dalla cellula è quella fisiologica che sta nella frutta, la struttura esagonale, sì. Mi hanno fatto notare un particolare sul via delle acque ionizzate che adesso c'è. Sì, che vendono tutte queste cose, ma in realtà è solo speculazione, speculano sulla salute della gente, perché in realtà. No, non mi sembra, anche perché per esempio certe cure che si basano sulla magnetoterapia, che hanno degli effetti benefici indiscussi. Ma quella del frutto è naturalmente magnetizzata, elettrizzata, vitaminizzata, enzimizzata. I negativi, perché sono quelli che noi perdiamo con la roba cotta, con lo stress magnetico. Devi mangiare questa, se vuoi. Devi mangiare della roba frutta. No, va benissimo. No, non fa una piega. Sì, quella va bene. No, ma era il filo conduttore, sì, perché sì. Ci sono tante terapie che sono comunque dei rimedi. Perché in realtà, che cos'è l'ossidazione? Quando mangi cibo acido ti ruba elettroni, quindi certo arrivi tu con l'acqua ionizzata, d'accordo, però evitiamo che ci rubino gli elettroni, no? Perché è come Simoncini, arriva Simoncini, ti vuoi uscire dal tumore perché mangiavi la carne, però evita di mangiare la carne, non arriva Simoncini, poi tanto, poi dopo Simoncini continui a mangiare la carne e ritorni. È come il nostro sangue. Che è 7,4, giusto? 7,4. Hai l'urina 5, ma il tuo sangue ci può stare. Ma se hai l'urina 5 vuol dire che si è acidificato il sangue. Lui è lì che dice: io intanto sto a 7,4 che sto vivo, ma l'alato, ma vivo. Forza. Chissà che lui per questo tardi non capisce. Cioè, se tu urini 5 vuol dire che i reni stanno eliminando tossine acide che hai introdotto. Sì, sì, quindi vuol dire che l'hai introdotto. Sì, sempre il pH 7,4 nel sangue. Il sangue non può mai cambiare pH se non muore. Non ha limite, può scendere a 7,2 e al massimo cos'è che è 7,8. Però la prima fase è mettere la mela prima di colazione e la mela prima della dormire. Questa è la prima fase, è facile, dai, ditemi, avendo la volontà, chi è che può non farlo? Cioè, io sono di persone di 80 anni che lo fanno. No, no, per dire, cioè, non è una cosa che dici, vabbè, però è difficile. Aggiungere due mele, ti pare? Persino i miei nonni sanno, mia nonna ha 70 anni, mio nonno ne ha 79, hanno provato a fare qualche settimana di fruttarismo, allora mia nonna era così, piegata, con cinellino, che è rinata, adesso è tutta dritta, cioè, adesso no, perché nel momento in cui ho ricominciato a mangiare carne e cereali, sono ritornato a tutte le patologie. Mio nonno aveva un carattere ingestibile, scusa nonno, però è la verità, proprio ingestibile. È diventato buono come un agnellino, dolce, tranquillo, proprio quindi il discorso delle indolamine, catecolamine, ecco, proprio l'ho provato su mio nonno, quindi persino settantenni, ottantenni possono fare questa dieta senza problemi. Tanto a cena, per dire, si facevano spaghetti di zucchina, tagliatelle di zucchina, scottati. Perfino i crescioni di zucca e platano ha fatto, che qui in Romagna c'è pure i crescioni di zucca e platano. Ha fatto il crescione, zucca e platano, le pizze, il pane, si fa tutto. Si parla di settantenni. No, tanto per chiudere su una cosa incisiva, abbiamo visto guarire persone da malattie che ovviamente per gli amici sono inguaribili. Artrosi, artrite reumatoide, dermatite rosacea, gotta anche, gotta non lo so, morbo di Crohn, come si chiama quello che piglia Crohn, ma la più malefica per le malattie, quelle che chiamano AIDS, no? Virus HIV. Beh, abbiamo informazioni che chi ha applicato questo tipo di alimentazione MDA è guarito dalla HIV. Ma come? Come si guarisce dalla HIV? Che cos'è la HIV? Qual è il parametro? Il parametro sono i linfociti T4 e chi ha questa patologia tutte le settimane deve fare un prelievo e vedere quanto stanno i linfociti T4. Ora, nel cosiddetto uomo sano o nariano stanno a 1200. Coloro che hanno questa patologia scendono 700, 600, 300, arrivano quando arrivi 200, raffreddore, sei fottuto. Cioè non c'è risposta immunitaria. Chi ha provato a fare l'MDA sono saliti a 400, 500, 600, 700, 800, 900.
1002 come leonariani, 1003 fociti di 4, 1003. Perché loro hanno l'obbligo tutte le settimane, sono monitorati, no? Bene, questa persona con 1003, quando una persona sana, che chiamano sana 1002, è andato dal primario e gli ha detto: buongiorno, queste sono le mie ultime analisi. Allora guarda, fa primario, che medicina ha preso? No, semplicemente cioè, con l'alimentazione. Vabbè, dai, non scherziamo, che medicina ha preso? Cambiato l'alimentazione, stavo litigando. La persona è guarita, voleva denunciare il primario per tutti i crimini possibili e immaginabili, perché tu ti arriva uno che scientificamente ti fa vedere un dato del tuo ospedale, ti dice il dato è tuo, dice che sono guarito, vorrei approfondire, o i reati ipotizzabili sono infiniti, perché può essere addirittura epidemia colposa, un medico che scientificamente non approfondisce un dato che può salvare non so, milioni di persone al mondo. Alla fine ha desistito questa persona, si è tenuta al suo MDA, è guarito, ogni volta sgarrava i linfociti T4 scendevano, ogni volta che tornava al regime giusto, e questo è, cioè l'HIV, ditemi voi. Insomma, non indagare una cosa così importante che è successa a una persona. Sì, tieni conto però che il medico ha tutta questa visione sua, gerarchizzata, a compartimenti stagni, probabilmente è vero che non ci ha creduto, però rimane il fatto che comunque è un reato. Sì, perché cioè, devi obbligare il paziente a mangiare in una certa maniera, invece con un medicinale risolve il problema, sì, ma se lo stesso medico non accetta la conclusione scientifica, perché questo carta canta, non è che è come per i diabetici, se mangiassero una certa. Certo, il diabetico che si sfonda di pane, pasta, pizza, cioè, che cos'è che provoca l'insulina? Il glucosio, ma che cosa? Le bombe di glucosio, cioè gli amidi, quelli che dicevano di cosa, cosa sono gli amidi? I glucosi abbracciati, come anche le proteine, dicono, ma i due famosi miti, no? Le proteine della carne, devi mangiare 20% di proteine. Innanzitutto mi dire il testo scientifico che dice questo, io ancora non l'ho visto, a parte alcuni testi che parlano di topi negli anni 60. Ora, a me non sembra di essere un topo, non credo che neanche uno dei topi, ma la stessa cosiddetta vivisezione è totalmente antiscientifica ed è la cosa più dannosa per la specie umana che è possibile e immaginabile al mondo, perché gli effetti di un farmaco su un ratto sono diversissimi rispetto a quelli su un topo. Quindi ditemi voi come fanno a paragonare il ratto all'uomo. E questo per chiudere anche su questa antiscientificità che c'è nei reparti dove fanno un po' di tutto questi poveri animali, dove dicono non c'è più la vivisezione, certo non c'è più, però se gli metti un animale a correre tutto il giorno all'impazzata o gli cambi l'alimentazione, quella non è vivisezione, non lo stai stuprando, cioè lo pigli e gli fai l'impossibile. Comunque, se qualcuno vuole fare delle aggiunte, se no... Posso dire una cosa sola? Sì, vai, voce alta. A tutte le persone, secondo me, l'ideale sarebbe spegnere la TV. Spegnere la TV. E non... Accendere internet? Resettare tutto quello che ci hanno insegnato fino ad ora. La maggior parte delle cose non sono vere. Sì, ci avevamo prima, no? Tutto il contrario. Sì, cioè questo... tu basta che quello che con i mass media lo giri di 180 gradi, sì, e finalmente riesci ad avere una visione sufficiente. Vai, vai. Volevo dirvi, se avete sviluppato un metodo che consente alle persone vegetariane o comunque carnivore di cambiare tipo di alimentazione in modo morbido, vi faccio i complimenti. L'MDA, progetto 3. Vi faccio i complimenti. Ovviamente tutto quello che stiamo dicendo è una ipersintesi di un testo che sta online, che si chiama Specie Umana, progetto 3M, nuova edizione, online gratuito, non sappiamo chi l'ha fatto, da come è scritto sembrano docenti, sembrano ricercatori di biologia, docenti di biologia. Comunque sta tutto online, gratis. Specie Umana, progetto 3M, vai. Posso chiedere a queste persone che avrebbero scritto questo testo? Presumiamo perché farebbero la fine di Simoncini, che Simoncini fa dottore in Albania adesso. Radiato, cioè a livello accademico sarebbero trombati. Se io sono in ambiente di aver scoperto qualcosa che può salvare l'umanità, sono disposto a andare a fare il dottore in Albania. Ma se non ti fanno fuori. Lo so, però potrebbero anche
severe conseguenze anche non solo economiche. Cioè qua ti stai mettendo contro le lobby farmaceutiche, le lobby... Infatti è questo che volevo dire io, loro hanno, quello che loro dicono nel libro è molto forte, quindi si sono esposti molto per dire quello. A me sembra che invece non volere esporsi totalmente vuol dire che in realtà c'è qualcosa dietro che io non so. Se, magari se non vogliono essere uccisi, ma hanno il diritto a vivere, no? Certo, tutti abbiamo il diritto a vivere, però se io credo fermamente in quello che sostengo, sono anche disposto a pagare le conseguenze. Beh, guarda, Lincoln credeva fermamente nel fatto che mettere il greenback, il dollaro senza debito, fosse giusto. Però alla fine lui è stato ucciso, il dollaro senza debito non esiste, cosa ha ottenuto? Kennedy idem, ha emesso l'ordine esecutivo 11.110, il dollaro senza debito, che fine ha fatto Kennedy? Ha funzionato? Sì, no. Ci sono milioni di persone che non si sono fermate, però che ricordiamo Kennedy, quelli che in realtà si sono esposte. Sì, ma esponendosi, finendo il loro ciclo vitale, non hanno perpetrato la loro azione. Con la morte finisce l'azione di Kennedy, finisce l'azione di Lincoln, quindi... Rimane quello a cui hanno creduto. Ma un po'... Intanto la gente muore lo stesso. La gente... il pignorano le case, si suicida per insolvenza e non... Sì, va bene, ti puoi citare a livello filosofico, però... Io personalmente non mi fido di una cosa non firmata. Ma tu fai bene a non fidare, tu ti devi fidare solo di quello che tu provi. Prova a mettere la mattina la mela per 30 giorni e vediamo come ti senti. Siamo un laboratorio di vento. Prima di provarla, io ho bisogno di... Ma non ti costa niente, firmato. Perché? Cioè, nel senso che tu hai bisogno di una firma, ma sai che cioè, quasi tutto quello che è firmato in un mondo dove i mass media predominano e dove predominano gli inserzionisti pubblicitari. Tutto quello che tu leggi firmato perché un inserzionista pubblicitario gli può garbare. Se una cosa non garba un inserzionista pubblicitario, sei tranquillo che non va. Le Iene hanno intervistato il padre di Massimiliano Diaco, quello che, di cui padre è guarito dal tumore. Durante questa intervista gli hanno detto: noi possiamo parlare bene di alcune cose, cioè possiamo mettere l'intervista in senso positivo, ma non ti taglieremo sicuramente ogni parola che tu dirai contro la carne, contro le case farmaceutiche, sarà tagliata. E tanto però si firmano. Però vuol dire che il proprietario chi è? L'inserzionista pubblicitario. Ma io ripeto molto che condivido meno, almeno c'è la firma. Qualcuno si responsabilizza. Beh, noi siamo in quattro. Ormai, cioè, ormai io mi chiamo Max Gaetano, Domenico Vasca Cavallucci, siamo qua, Giorgio Pavone. Sì, però non l'avete scritto voi. Però noi la parliamo, siamo andati nei laboratori, abbiamo fatto tutte le ricerche. Io sto facendo una sintesi, faremo un libro, c'è un libro per le edizioni sì. Siamo andati nel laboratorio, abbiamo chiesto tutti i dati difficili da, diciamo, da arrivarci con la logica e li hanno tutti avallati. Quelli con cui ci arrivi con la logica si avallano con la logica e gli altri dati, ci mancano pochissimi dati, ma sono tutti avallati. Io presto il vostro spirito sperimentale. Infatti solo con la sperimentazione. Voce. Riguardo alla sintesi, io avevo provato a leggere il libro, però mi sono trovato un po' in difficoltà perché è molto tecnico. Io non ho una preparazione. Ma infatti la sintesi sarà un po' più leggibile. Sì. Dai, abbiamo un qualche capitolo, se vuoi venire a prenderlo. L'ultimo intervento? Ma io volevo chiedere da quanto sei fruttariano? Questa cosa è importante. In realtà non ha nessun significato quando uno è fruttariano, perché vivendo in mezzo alla società, prima o poi, noi sappiamo di chi ha fatto 12 anni di fruttarismo è caduto, chi ha fatto 5 anni di fruttarismo cucinando la carne al marito adesso mangia la carne. Siccome dobbiamo studiare gli orenomani, io vedendo come fanno gli orenomani, ho detto, l'anno scorso ho fatto nel 2011 un mese, nel 2012 4 mesi e mezzo, e poi sono al settimo mese. Però alterno con le fasi vegane, perché non vivendo in un ecovillaggio, vivendo in mezzo agli orenomani, cioè chi mi mangia di fronte tutto, sì, potrei anche fare un anno così di botto, e poi fra un anno divento come quelli che fanno le diete, che prima pesavano 90, poi vanno 60, poi vanno 120. Quindi ci vuole questo tipo di gradualità, però sempre con un miglioramento, perché in questa fase, se magari in primo frutterismo facevo un'ora mele, poi nel secondo frutterismo facevo 4 ore mele, adesso faccio 6 ore mele, quindi alzo. Quindi ci vuole retrocedere una parte, ma devi sempre avanzare, se no il percorso, se non c'è un piccolo miglioramento, è fallimentare. Già prima hai fatto un paio di battutine sul fatto che sia positivo, però... No, va bene essere positivo, però gli alternative ti dicono solo se essere positivo, ti fai l'eroina... quelli che vanno in pranzo. Beh, anche il respiralismo ha delle basi scientifiche, però è un po' più difficile da dimostrare. Devo dire che è palese che noi siamo quello che facciamo. Noi siamo anche quello che ingeriamo in bocca. So, perché va in circolo sanguigno, il circolo sanguigno va nei neuroni. Per quello che noi mangiamo i capelletti, te non so di cosa siamo. Noi con la farina di prata non li mangiamo. Infatti, noi siamo quello che facciamo.
mangiamo. Ma c'era il discorso che abbiamo, e più probabilmente possiamo esercitare il nostro microbiota. Esatto, ma, anche in ma quello che pensiamo deriva dai neuroni. Anche... In confusione con tanti. Sì, ma quello che pensiamo, da cosa deriva? Ma hai tu dritto. Sì, tu dritto, ma tu quello che pensi. Cos'è? Sì, ma quello che tu pensi deriva dai neuroni, sono i neuroni che pensano. Se non è intossicato, sarei un po'. Ha voglia il Buddha a dire che sei quello che pensi. Però il Buddha c'è pure quello che mangi. Possiamo dare il nostro totalitarismo soltanto perché c'è la gente sana. La gente avrà il diritto di viversi la sua vita. La gente, gli adulti sì, ma i bambini no, i bambini hanno un solo diritto. I bambini devono essere sani. C'è un nero, i bambini li fanno gli adulti. Però l'adulto ha diritto di. L'adulto ha diritto di drogarsi. Il bambino no, il bambino potrà decidere dell'adulto di drogarsi. Ma che diritto hai? E io ho diritto, cioè io non è... Infatti fai le tue scelte, non farò proprio. Ma anche gli altri. Io ho fatto la mia scelta, io ho 5 anni. Non è... Comunque l'importante è avere un approccio scientifico. Se hai l'approccio scientifico... Mio figlio continua a mangiare gli hamburger e i booster. Ma certo, viviamo in una società talmente difficile che come fai a cambiare il tuo prossimo? Quello che vuoi, l'esempio, lo specchio, l'esempio. Lo specchio, infatti io mi sto mangiando la mela stacca davanti a voi e mi sto mirrorizzando. Infatti, devo dire, anche voi. Perché non hai fatto le ceste di mele? Perché viviamo da Milano e siamo un po'... Cioè, non siamo... a Milano li facciamo, quando facciamo Milano okay, facciamo okay, facciamo tutte le macchine. Ormai. Ciao. Va bene, ringraziamo Ladies and Gentlemen, Nicolas Carlucci, Giorgio Pavone, Giron, Max la regia, grazie. Grazie a voi.